La nostra è una società malata perché produce scarti, sacche di solitudine, disagio e povertà. Lo ha detto il vescovo di Pistoia e Pescia, Monsignor Fausto Tardelli, presentando il rapporto delle due Caritas diocesane relativo al 2023, il primo dall'unificazione delle due diocesi in persona episcopi avvenuto alla fine dello scorso anno. Ogni anno la presentazione del dossier è sempre un colpo al cuore, perché non è tanto il lavoro che si fa, che è notevole, è importante, va apprezzato, ma è che si rileva ogni anno una sacca piuttosto consistente di povertà, di disagio. Sono quasi 3.000 le persone che nel corso del 2023 si sono rivolte ai centri di ascolto Caritas di Pistoia e Pescia perché non ce la fanno a far fronte alle spese quotidiane per carenza o addirittura mancanza totale di reddito. Le principali richieste di aiuto riguardano il pagamento dell'affitto e delle bollette. Più che altro sono questi, pagamento affitto oppure qualche caparra, bollette e interventi sul mangiare buoni di spesa. Partiamo su due aspetti che hanno influito. Il discorso appunto dell'inflazione, che nel 2023 è stata intorno al 6%, quindi l'aumento delle spese sia per quanto riguarda il discorso alimentare ma anche i consumi per la casa. E poi appunto questa nuova situazione che è dovuta alla riforma del reddito di cittadinanza con il reddito di inclusione, che non ha più un fattore universalistico e quindi crea dei sottogruppi e esclude delle persone che comunque ci presentano ai nostri centri delle difficoltà per andare avanti.